ha l'obiettivo di sostenere i produttori e le attività commerciali promuovendo le eccellenze del territorio. È in atto una vera rivoluzione con Marche dalla vigna alla tavola, il progetto finanziato dalla regione che unisce la ristorazione della provincia di Pesaro Urbino ai prodotti vitivinicoli. Siamo passati dalle parole ai fatti, ha dichiarato il vicepresidente e assessore all'agricoltura Mirko Carloni. Il bando dedicato, ha precisato, sta riscuotendo un grande successo, tanto che a fronte di 600.000 euro di contributi previsti, si è arrivati a 1.200.000 per consentire di finanziare tutti i 21 progetti per un totale di 341 eventi nei diversi ristoranti con il coinvolgimento di 300 cantine. È il primo passo di una strategia che vuole rilanciare il brand Marche. Noi abbiamo dei vini di grandissima qualità che dobbiamo orgogliosamente rivendicare, spiegare ai clienti, ai turisti e venderli meglio. E quindi questo progetto mette insieme questi due ingredienti e fa sì che nei ristoranti si parli delle Marche, non di altre regioni. Vorremmo non solo continuare su questa strada, ma rilanciare il tema dell'enoturismo che nelle Marche ha una grande possibilità, potrebbe diventare un traino della nostra economia, e abbiamo presentato a questo proposito una legge che verrà approvata dal Consiglio prossimamente proprio sull'enoturismo, e crediamo che portare i turisti a fare un'esperienza attraverso le cantine sarà il futuro del turismo marchigiano. L'iniziativa, partita da un'idea di Ristor Italia, si svolgerà nella provincia pesarese dal 20 ottobre al 1 dicembre. Saranno 16 gli eventi enogastronomici alla scoperta della tradizione marinara e quella tipica dell'entroterra, accompagnati da chef, sommelier, produttori e vignaioli per un totale di 23 cantine. Il primo appuntamento sarà al ristorante Al Mare a Sassonia di Fano. L'abbiamo partorita noi con un viaggio che abbiamo fatto io con l'amico Lorenzo e l'amico Eros Manocchi in regione, parlando con Mirko Carloni, e si è prospettata questa idea che abbiamo portato avanti, perché poi quando alla fine si porta acqua un po' a tutti i mulini, che in questo caso sono i nostri ristoranti, i nostri bar e tutte quelle attività che hanno bisogno di linfa per portare avanti le nostre attività che sono ferme da 14 mesi. E vorrei ribadire ancora oggi, durante la conferenza stampa l'ho ribadito, che il Comune ci aiuti ancora per qualche anno con le occupazioni di suolo pubblico, che secondo me sono determinanti per tutte le attività che fanno parte anche della nostra associazione e che noi vorremmo continuare a poter gestire come abbiamo gestito in questo periodo. Non esiste progettare il futuro dell'agricoltura senza il commercio e viceversa, ha poi aggiunto il portavoce di Ristor Italia Lorenzo Veduvi, che ha puntato su tre parole chiave: comunicazione, conoscenza e collaborazione. Abbiamo ideato realmente un anno poco più fa assieme alla Regione Marche un progetto di questo genere che oggi finalmente è venuto alla luce di questo importante lavoro, e con dei fondi che diano significativamente la potenza di riuscire a sviluppare di più la commercializzazione di questi prodotti, farli conoscere con passione, trasmettere il sacrificio, il lavoro di questi grandi nostri amici produttori nelle Marche. È una regione che ha bisogno di essere ancora più conosciuta, una regione che ha tanto, tantissimo, ma diciamo che manca, e dobbiamo essere bravi noi a farla conoscere di più e renderla ancora più così concorrenziale sul mercato globale.